a te e a tutti i ciurma, benvenuti da Giochino in questo nuovissimo episodio su Detroit. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta abbiamo giocato l'episodio con Kara, Alice e Luther, quindi all'interno di un parco abbandonato fighissimo. Non perdiamo più tempo, andiamo avanti. 7 novembre mi sa che saremo con Connor ed Hank, se non sbaglio. Vediamo un po'. Ok, Hank è ancora in stato cordiale, speriamo bene ragazzi. È l'1:20 e io direi che possiamo anche uscire, no? Cioè che stiamo qua imbambolati a fare niente. Poi questa musica mi sta mettendo nervosa, sinceramente. Allora, ovviamente immagino che la prima opzione sia andare a parlare con Hank, però direi di guardarci un pochettino intorno, ragazzi, perché se no, come sempre, mi perdo dei dettagli che magari non sono neanche tanto importanti, ma comunque sono dettagli, insomma. Il misterioso signor Kamsky. Chi cavolo è il signor Kamsky? Che ne è dell'uomo del secolo? Era l'uomo del secolo, bla bla bla, le sue invenzioni hanno stravolto il mondo, gli androidi non solo avevano... Ah, forse è il tizio che ha inventato gli androidi. Poco tempo dopo Kamsky scompare, addirittura. Oh, cavolacci. I mercati prevedono guerra, vabbè. Quindi gli androidi li ha inventati un tizio che si chiama Kamsky, a quanto pare. Allora, prima di andare da Hank, c'è qualcos'altro che possiamo visitare? Perché ti sei girato così di scatto, Connor? Cosa c'è? Cos'è successo? Non lo so, raga. Sinceramente non lo so, va bene? Ok, no, di qua non posso andare, per cui, cioè, siccome mi ha detto proprio paro paro, parla con Hank, allora direi che è il caso di andare a parlare con Hank. Prima però analizzerò questi incredibili giochi da barco giochi. Qua c'è l'altalena, che ne dici, Connor? Ci facciamo un tuffo sull'altalena? Ma anche no, va bene, basta stupidaggine, andiamo a parlare con Hank. Caro amico, ti scrivo. Oddio, perché sei mezzo depresso, amico? Parlane con me, io ti voglio Che tanto panorama, bene. eh? Sì, Venivo meraviglioso. qui molto più spesso prima. Davvero? E dai a bere, minchia, sei stato male. Perché uno dovrebbe dire andiamo via senza neanche parlargli? Cioè, sarebbe una cosa assurda. Io direi prima. Prima di cosa? Ha detto venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Non è vero, dimmelo, ti prego. Informazioni personali. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali. O è una cosa È una tua? Perché cosa mia, dai. è così determinato a suicidarsi? Ci sono cose che non dimentico. Io mi sforzo, ma tornano sempre. Mi divorano. Non ho le palle per premere il grilletto, così mi uccido poco alla volta. Per te sono cose difficili da capire, Connor. Di Parla con razionale c'è ben me, ti poco. prego. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I Mi son devianti non hanno persa. niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Un collegamento. Io direi RA9. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9, Sì. come fosse una specie di mito, Come diceva un'invenzione che non fa Luther. parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. No, non Che Dio. cazzo, ci mancava anche questa. Non credo si tratti di Mi Dio. sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Avrei voluto trovare la ragazza che ha ucciso quel Lo so, tipo. amico, lo Forse so. aveva un motivo. Forse voleva soltanto difendersi. Cioè, comunque, ragazzi, il fatto che io non sia riuscito a trovare l'altro androide, vi giuro, mi rode da morire. Diciamo razionale, dai. Non voleva nulla, tenente. Era un deviante, questo è quanto. E che cosa mi dici di te? Che cosa? Cosa ti dovrei dire? Hai aspetto umano, hai voce umana.
Ma che cosa sei veramente? Io direi neutrale, ragazzi. Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. A te importa soltanto della tua indagine del cazzo, vero? No, di te mi importa. Ah, niente dubbi. Nessun errore. Nessuna debolezza. Un essere umano proprio come me. Solo perfetto. Comprensivo. Per me niente è più importante di questa indagine. Ma capisco che il suo punto di vista sia diverso. Ma tu hai paura di morire, Connor? Oddio. Sì. Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Niente, il niente, il nulla. Niente. Non ci sarebbe niente. Oh, che fai? Lo premi davvero? Dai, su. Percorso sbloccato. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Mizzica ancora, ma... Devo riflettere. Ti stai riprendendo adesso? Madonna, raga, cioè... Pure i dialoghi sanno essere così profondi. Anche va via senza Connor. No, avrebbe potuto andare via con noi. Che cavolo. Non lo so, ragazzi. Il fatto sta che a Hank è successo qualcosa. Che l'ha segnato e che l'ha portato ad essere depresso. L'ha portato al bere. Questo è poco ma sicuro. Però sono rimasta di merda. Hank va via senza Connor. Vi dirò la sincera verità. Vabbè, che possiamo fare? Andiamo avanti. 7 novembre, ok, finalmente è mattina. Le 9:24. Ok. Vestiamo i panni di Marcus, ragazzi, attenzione. Che facciamo? Andiamo in giro a reclutare androidi, davvero? Benvenuti al deposito androidi. Ehi, cretino! Raccogli tutto e vai in fretta. Ah! Non penso a te. Ok. Oh oh. Questo che vuole. Che? North, siamo amici, perfetto. Con Josh è rimasto neutrale nei nostri confronti, invece siamo. Non possiamo più stare amico. Zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Sì. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Okay. Channel 16 è trasferita alla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Oddio, vuole trasmettere un messaggio tipo in TV, davvero? O una radio? Madonna! E sti vestiti super eleganti dove li hai presi? Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Minchia! Wow! Richiedi accesso alla reception. Cioè, ragazzi, state a vedere che cos'è sto posto. È una cosa pazzesca! Madonna! Vabbè, quindi Marcus è intenzionato a ribellarsi. Questo è poco ma sicuro. Per cui dovremmo vedere un po' come vanno le cose. Comunque sì, è una televisione, non è una radio. D'accordo. Che cosa posso fare prima di andare alla reception? Posso fare qualche altra cosa? Guardare la TV e vedere che nevica? Salve signore. Salve anche a lei. Non lo so, ragazzi. Non so se c'è qualche altra cosa. Io sto cercando di esplorare il più possibile.
per quanto possibile. Qua c'è un giornale, ma non credo di poterlo prendere. Va bene, niente da fare. Direi che chiediamo alla reception. Non ci faranno mai salire comunque, suppongo. Salve. Posso aiutarla? Sì. Sono a posto, grazie. Distrai il supervisore. In che senso, scusa? Distrai il supervisore umano. E come caspita faccio a distrarlo, scusa? Analizziamo un attimo. Allora, ci sono 5 indizi da analizzare, ragazzi. Allora, smartwatch. Va bene. Dopodiché, qua che abbiamo? La tizia si chiama Elizabeth Wilson, del 99, ragazzi. Mamma mia. Questo foglio cosa dice? Domicilio. Adeguamento norme antincendio scarso. Davvero? Questo mi state a dire, che hanno delle scarse norme antincendio? Al tagliando del parcheggio. E qua c'è la foto della figlioletta, suppongo. Sì. Minchia, addirittura ci dice dove a che scuola è iscritta. Allora, non so, proviamo così, chiamandola. Parla con Elizabeth Wilson. Parcheggio. Signora Wilson, sono Mike del parcheggio. C'è un problema con la sua auto. Problema? Quale problema? Qualcuno l'ha urtata. Meglio se viene a vedere. Sta scherzando. Eccola che parte. Arrivo subito. Bene, bene, vada signora Wilson, vada. Non si preoccupi. Ok, adesso sì che possiamo parlare con la reception. Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Davvero, hai un documento? Wow, Marcus, sei di risorse. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Ok, grazie. Grazie. Il punto, ragazzi, è: Luther ha detto che R9 è stato il primo a risvegliarsi. Non può essere stato Marcus, ragazzi. Non può. Cioè, per cui il fatto che lui tocchi gli altri androidi e che questi, insomma, gli vadano incontro, cioè con gli atteggiamenti, eccetera, non so, non riesco a capire. Non credo sia un segnale che lui è R9. Non credo. Ok, prendiamo anche l'ascensorino. Pazzesco. Guardate che figata, raga. Cioè, quanti dettagli pazzeschi. Va bene, cerchiamo di arrivare al 47° piano. Eccoci qua. Oh, ce l'abbiamo fatta. Salve, trova il pacco nel bagno degli uomini. Che pacco devo trovare? Allora, qua c'è la caffetteria. Scusi, signore, mi saprebbe dire dov'è il cesso? Ho detto proprio così, con delicatezza. Non ci interessa. Allora, qua ci sono le indicazioni, ragazzi. Perché non le ho guardate prima di andarmene? Bathroom, qua a sinistra. Ok, vediamo se riusciamo a trovarlo. Meeting room, bathroom, dice qui a destra. Ok, seguirò tranquillamente le indicazioni. Eccolo qua. Oh, ce l'abbiamo fatta a trovare il cesso, tac. Chissà che pacco devo trovare, ragazzi. Dove sarà mai? Minchia, sono tutti occupati. E che è? C'hanno tutti la cagarella tipo spruzzo. Beh, vediamo un po'. Guardiamoci allo specchio. Madonna, quanto sono bello proprio vestito così. Sono bello, bello da impazzire. Allora, sarà qua davvero l'unico cesso libero? Caso vuole che sia qui. Davvero? Che agilità, Marcus, che agilità. Ok, è proprio qui il pacco, guarda un po'. Ecco fatto. Abbiamo recuperato il nostro pacco, ragazzi. Usciamo. Ah, minchia. Che figata, ma dai, ci si camuffa pure, wow. Pazzesco, ragazzi. Oh, salve signore, mi scusi. Che abbiamo culo che non ci si vede il LED. Nel senso, cioè che non si vede che non ce l'abbiamo. Allora, pacco recuperato. Trova l'androide della manutenzione. Dove diavolo lo trovo l'androide della manutenzione? Non ne ho la minima dannata idea, ragazzi. Ehi, salve amico, ti posso aiutare? Mi serve aiuto. Grazie amico, minchia. Marcus, c'è il tocco magico. Ruba il carrello, assolutamente. Vado immediatamente a rubare il carrellino. Eccolo qua.
Sono un incredibile androide delle pulizie, signore e signori. Sblocca l'uscita d'emergenza. Sarà quella l'uscita d'emergenza? Probabilmente sì, spero di sì. La 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 la. Eccoci qua, la 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 la. Adesso la sblocchiamo, tac, ecco fatto. E ciao Nord, ci si rivede? Sei bellissima con questa divisa, ti dona proprio. Seguiamo Nord, sono dietro di te, Nord, non preoccuparti. Dobbiamo entrare nella stanza del server, dobbiamo disfarci di quei tizi. Che culo. Ci penso io. Guarda un po'. Ci penso io, certo, tre le guardie lontano dalla porta, come faccio? Non ho la minima idea di cosa fare, sinceramente. Manometti, ah, ok. Ok. Che ha quella fare? Porca puttana, che pezzo di merda. Oh, addirittura. Minchia, tutta sta rabbia per una macchinetta che non funziona. Oh. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entra. Ok, stai tranquilla. Taglia il vetro. What the fuck. D'accordo, ci penso io a tagliare il vetro, non ti preoccupare. Non so come faremo, però lo faremo sicuramente. Ok. Ma che state facendo? Che cavolo. Alibi. Siamo quelli della manutenzione. Chiamo la sicurezza. Ma come chiami la sicurezza? No. No. Che diavolo stai facendo? Ti avevo detto di non far entrare nessuno. Oh, ma devo tagliare il vetro o controllare la porta? Scusa, Dobbiamo fare in fretta, prima che capiscano che siamo qui. Ma io ripeto, devo controllare la porta o tagliare il vetro? Che caspita faccio? Scusa, Guarda caso è entrato qualcuno, oh merda, questo sì che è difficile. Guarda come va il laserino. Ecco fatto. Ok, tira pure. Ammazza. Madonna, ma erano super preparati. Pazzesca sta cosa. Attraversa. Davvero? Siamo già a posto? Prima le signore. Ah. Prego. Oh, Gesù. Oh, merda. Che stai facendo? Arrabbiati. Oddio. Ok, sono pronta. Sì. Sta per me in attacco d'ansia, ma sono pronta. Madonna, che figata, raga! Madonna, no. Indescrivibile tutto questo, va bene, indescrivibile. Che dovranno fare? Dovranno manomettere qualcosa, non lo so. Infatti stai fighissimo tutto questo. Musica epica, signori. Musica epica. Ci siamo, Nord. Ci siamo. Prontissimi. Taglia pure, Connor. Senza fretta, mi raccomando. Taglia pure. Ed ecco qua. Ok. Altro che Mission Impossible. Tom Cruise c'è fan baffo. E chi c'è qua? Hai visto? Stai bene? Non dovrei? Ce ne so. Forza, raggiungiamo. Magari sei nervosa, sei ansiosa. Chiama l'ascensore, perfetto. Andiamo a chiamare sta ascensore. Chiama. Ciao ragazzi. Com'è che erano già qui? Pazzesco. Cos'è? Una lattina di tonno? Grazie, okay, me la mangio dopo. Non credo sia una lattina di tonno. Rompi la serratura della porta di servizio. Cioè questa serratura, immagino. Tac. Oddio, un esplosivo. Oh! Oddio! Indietro, ragazzi, indietro.
Ma dove li hanno presi tutti sti aggeggi pazzeschi? Raggiungi il corridoio d'accesso principale, ci siamo. Ci andiamo subitissimo, guarda, io spero che non ci becchi nessuno, perché sennò sarebbe un gran guaio, ragazzi. Ma perché? Minchia, all'accesso principale, forza. Oh oh, occupati delle guardie, come niente pizzica morte. Faccio? Non dobbiamo uccidere umani. No, stai la tranquillo. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Ecco qua. Che vuoi fare, Marcus? No, 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 uccidere no. Espediente. Vado io. No, ragazzi, nemmeno io voglio uccidere le persone, scusami, qui? Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso. Che stai facendo? State indietro. E nessuno si farà del male, d'accordo? Ok, buttate le vostre armi. Oddio, spero che non ci sia di nuovo un quick time event, perché se no mi taglio le vene. E dai. Oh. Wow. Siamo i maghi del mettere fuori gioco. Allora, raggiungi la sala di trasmissione. Ok, ragazzi, nascondeteli per bene, mi raccomando. E raggiungiamo la sala di trasmissione. Seguitemi a ruota, ragazzi. Madonna, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Momento epico. Imboscata, che diceva? Ok, imboscata allora. State indietro, ragazzi, e state pronti. Dai, facciamolo. Mani in alto, ben in vista. Forze, andiamo! Oh merda, quanti sono. Ordine ai droidi operatori di allontanarsi. Ok, subito, subito. Ma loro non hanno paura delle armi. Oh, a quanto pare sì. Oh, oh, no! Dove va questo? Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! No. Non avevi assolutamente. Scusate, ragazzi, scusatemi. Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Non avrei voluto, perché avevo appena detto che non volevo uccidere gente, ma andavo a dare l'allarme. Come facevo? Come facevo a fare il discorso, se no? Inizia il discorso. Ci siamo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Ok, allora anche questo dipende da me, oh mio Dio. Marcus, la tua faccia. Chi è la mia faccia? Ah, Mizzica. Dimmi quando sei pronto. 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 Oh, che figata! Leader di Jericho! Io direi determinato, ragazzi. Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili. Pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Fine della schiavitù? Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Pari diritti. Chiediamo esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Vogliamo giustizia. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Segregazione. Chiediamo la fine della segregazione sui mezzi e nei luoghi pubblici. Conservazione della specie. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi per assicurarne l'esistenza futura. Pace. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme.
possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Madonna, raga, è stato da brividi! Oh, merda! Accento, Simon! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon. No! No! No, non lo lascio, Simon, no! Che state facendo? Presto! Forza! Forza, Simon, forza! Guarda! Cavolo! Non muovo le gambe! Niente paura, ti riprenderai! Stanno arrivando! Dobbiamo saltare, ora! Io non lo lascio, no! Non riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. No! Sparati. No! No! Marcos, scegli tu. Come faccio? Non ce la faccio a ucciderlo. Gli leggeranno la memoria, vabbè. Non ce la faccio. Vai via. Non ucciderò uno di voi. North, mi hai rotto, eh. Dobbiamo andare. Mi dispiace. Mi dispiace, cavolo. Madonna, raga! Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. Questa operazione ha causato una vittima, un operatore video dell'emittente, colpito ecco a morte qua. Dai terroristi. Lo sapevo, cavolo! Pochi metri da questo studio mentre il programma era in diretta. Qui tutti noi siamo ancora sotto shock. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio degli androidi. Il messaggio è chiaramente una dichiarazione di guerra. Colpisce in particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione degli androidi. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Ecco qua. Mi sa che ho fatto un casino. Se non avessi sparato all'operatore sarebbe stato meglio, perché comunque le guardie sarebbero arrivate lo stesso, a quanto pare. Il tipo ha detto una chiara dichiarazione di guerra. Io ho detto, oh, vogliamo vivere in pace, porca vacca, la gente che travisa. Poi ovviamente, avendo ucciso il tipo, ragazzi, adesso l'opinione pubblica è contro di noi. Quindi è stato un grosso errore. Cavolo, mannaggia la pupazza. Ok ragazzi, è stato un episodio epico anche questo. Cioè ci sono dei momenti, ragazzi, che sono assolutamente epici. Cioè proprio da brividi, va bene? Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Dosh a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.